Certo, ci sono tante cose belle da vedere. L'uomo dal cappello giallo e George erano in vacanza alla ricerca di fossili. Ehi, ciao! Io sono John, John Atahalme. Tu devi essere George. I Quinte dicevano che oggi sarebbe arrivata la scimmia George e tu sei l'unica scimmietta che ho incontrato. Ah, che meravigliosa interruzione. Infatti, il nome Atahalne, in Navajo, vuol dire colui che interrompe. Sono un Hatari, cioè un guaritore, e mi piace tanto dipingere. I colori di John assomigliavano a dei sassi. Vedi? Invece di dipingere con la pittura, dipingo con la sabbia. Trasformo in sabbia i sassi colorati. Il canyon mi fornisce tutti i colori che mi servono. E i colori che non riesco a trovare, li faccio con il cibo. Quando devo fare un disegno, prendo la sabbia e la lascio scivolare tra le dita. Così. Ed ecco fatto. Un George di sabbia. George! Ehi, sembra che qualcuno ti stia cercando. Vogliamo andare? L'uomo dal cappello giallo doveva vederlo. Il dipinto di George che era lì... Adesso era lì, e lì, e lì. George! John ci aiuterà a cercare i fossili, vieni con noi! O resti a giocare con il tuo amico coniglietto? Va bene, se ti serve qualcosa saremo laggiù vicino al fiume. Ciao, George! Doveva sistemare il dipinto prima del loro ritorno. Dipingeva tutto contemporaneamente. E se avesse usato troppa sabbia? Nessun problema. Restava la sabbia appiccicata alla colla. Non vedeva l'ora di mostrarla a John e all'uomo dal cappello giallo. Perché aspettare? La sua pittura era trasportabile. Che bello! Quello è un dipinto con la sabbia. Che bravo! Sei un vero artista. È per me. Grazie, George. Come mai? I dipinti di sabbia sono fatti apposta per essere distrutti. È così che si esprime la mia medicina. Oh no, questo non devi distruggerlo. Alcuni dipinti sono medicina, ma altri sono arte. Non pensavo che dare la colla a una scimmietta potesse essere una buona idea. Già. Senti, George, non è che ne potresti regalare uno anche a noi? Certo che poteva, ma gli sarebbe servita una tela nuova.